Buonasera e bentrovati a questa edizione serale del TG Versilia. In primo piano c'è la cronaca, ancora una rissa che è scoppiata in pieno centro a Viareggio nel tardo pomeriggio di ieri e che ha visto un ferito, una rissa fra cittadini nordafricani, esasperati i cittadini residenti nella zona e anche i commercianti che chiedono controlli da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo il nostro primo servizio. Ancora violenza e sangue in centro a Viareggio, in pieno giorno, a due passi dalle vie dello shopping. Un giovane marocchino è finito all'ospedale, ferito, dopo l'ennesima rissa tra extracomunitari, scoppiata in via San Martino intorno alle 19 di martedì. Una lite furibonda, scatenata da futili motivi, secondo i carabinieri intervenuti sul posto. Almeno tre i giovani nordafricani coinvolti. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 24 anni, sprovvisto di permesso di soggiorno, aggredito da due connazionali, probabilmente con un tubo di ferro. È stato portato al pronto soccorso in codice giallo. I militari sono arrivati sul posto e hanno portato in caserma gli altri giovani marocchini per identificarli. È il secondo episodio in poche settimane. Nello stesso punto, vicino all'incrocio con via Vittorio Veneto, il 22 giugno scorso, stesso copione, una brutale rissa con inseguimenti sui marciapiedi e botte a colpi di mazze di ferro nelle centralissime strade di Viareggio, a pochi metri dal mercato storico di Piazza Cavour. Esasperati i residenti, ma anche i commercianti della zona che chiedono alle istituzioni di intervenire. Quello che non si capisce è perché a volte per ordine pubblico sono stati chiusi dei locali dove sono successi dei fatti incresciosi e in questo caso, siccome è già successo nel solito punto, la seconda volta nel giro di 10 giorni, ancora non si prendono provvedimenti. È un problema a livello nazionale. È un problema che c'è in tutta Italia, però bisogna prendere dei provvedimenti a questo punto senza più aspettare altro, senza più che succeda qualcosa di veramente grave. Sarebbe l'ora che si prendesse dei provvedimenti che dessero garanzia di certezza della pena e che favorissero, potenziando le forze dell'ordine, anche un'azione, diciamo, di controllo maggiore del territorio. Torniamo adesso sull'incendio che ha colpito domenica scorsa all'ora di pranzo una palazzina del quartiere Varignano a Viareggio. Sono ancora decine le famiglie senza casa, ci sono appartamenti dichiarati inagibili, alcuni ancora sotto sequestro per le indagini, ma c'è anche l'emergenza sociale di chi non potrà avere una sistemazione dopo quella fornita in via provvisoria dal comune. Intanto sul posto è arrivato anche l'assessore Maurizio Manzo per fare il punto della situazione. Vediamo il servizio. Qui non c'è acqua, non c'è luce, quindi insomma non è abitabile la situazione questa qua. Insomma. Quindi cosa farete? Adesso bisogna sgomberare tutto, poi bisogna cominciare un po' a rifare tutti i lavori qua che c'è da fare. Quindi coperture, eccetera, eccetera, scarichi, l'acqua, impianto elettrico, eccetera, eccetera. Non resta che rimboccarsi le maniche ai residenti della palazzina di via Vetraia a Varignano, scampati all'incendio spaventoso che domenica ha sventrato decine di appartamenti. Due restano sotto sequestro ai fini delle indagini, 5 sono ancora inagibili, 10 parzialmente agibili e altri 10 danneggiati seriamente. SE Ambiente ha messo a disposizione da oggi un cassone scarrabile per conferire tutto quello che è stato distrutto dal fuoco per un corretto smaltimento e trattamento dei rifiuti. Sul posto è arrivato l'assessore Maurizio Manzo per un sopralluogo. Il condominio è coperto da assicurazione, ha spiegato, ma abbiamo comunque avviato le procedure per un riconoscimento dell'evento da parte della Protezione Civile Regionale in modo da poter avere ulteriori aiuti. Si sta provvedendo a liberare le parti bruciate proprio per consentire poi ai proprietari, agli inquilini di rientrare nelle loro abitazioni. E al più presto, quindi, noi speriamo di riuscire in breve tempo a rendere di nuovo agibile tutta la zona. L'emergenza adesso è anche sociale. 7 delle 11 famiglie evacuate sono sistemate fino a domenica, ancora a spese del comune in via provvisoria, ma non hanno amici o parenti che possono ospitarli in seguito. L'appello è alle associazioni del territorio ad aiutare chi è più in difficoltà. Restiamo al quartiere Varignano, sigilli ad un immobile in via Menino.
Giardini occupato abusivamente da oltre un anno. La polizia municipale ha eseguito lo sgombero in mattinata in esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Lucca. Si tratta di un appartamento in via Menini trasferito dall'Agenzia del Demanio al comune di Viareggio, nel quale aveva trovato riparo una coppia di italiani senza fissa dimora. Sul posto anche gli addetti della SEA per provvedere a rimuovere i numerosi rifiuti presenti all'interno dell'immobile. Il cantiere comunale ha poi murato gli accessi e chiuso i cancelli con dei lucchetti. Con un cacciavite aveva mandato in frantumi il vetro di una Volkswagen parcheggiata sul viale Kennedy a Torre del Lago. È stato inseguito e fermato dai carabinieri un 25enne cileno disoccupato senza fissa dimora, ora accusato di furto aggravato. È successo nella tarda mattinata di lunedì. Vedete nella foto il danno provocato alla macchina. I carabinieri, allertati da una chiamata, hanno sorpreso l'uomo mentre rovistava all'interno dell'auto posteggiata di proprietà di un turista svizzero. Alla vista dei militari l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Un altro caso invece con un soggetto che urta un'auto e poi fugge. La polizia municipale di Camaiore in 3 ore ha identificato e sanzionato l'autore con un'ammenda di circa 300 euro. Si tratta di un trentenne che ha confessato il fatto successo in via Fratelli Rosselli al Lido di Camaiore. Dopo il contatto la Jeep è fuggita facendo perdere le proprie tracce, ma la testimonianza di un pedone ha consentito ai vigili urbani di risalire dunque al conducente. E sempre per la cronaca, un furto su un'auto parcheggiata davanti ad una discoteca del lungomare versiliese è stato messo a segno la notte scorsa. È stato portato via un orologio Rolex ad un turista. Gli autori sono riusciti a far perdere le tracce. In questo caso sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca. Parliamo del futuro delle concessioni demaniali marittime. Il governo è pronto a presentare la riforma delle spiagge. Si andrà verso le aste, ma con delle garanzie per i concessionari uscenti. Questo è quanto viene anticipato in queste ore alla vigilia di un importante incontro con i sindacati di categoria. Sentiamo i dettagli nel servizio. Il governo Renzi ha deciso, le aste per le concessioni demaniali marittime ci saranno, ma con ampie tutele per i titolari uscenti e non prima di un periodo transitorio di proroga. Ad anticipare le linee guida dell'attesissima riforma delle spiagge è Mondo Balneare, portale web di riferimento del settore. Poche ore dopo il primo faccia a faccia fra Stato e Regioni, in cui sono stati illustrati i primi indirizzi della legge. La strada è quella delle evidenze pubbliche con paletti. Saranno istituite delle procedure di selezione con dei meccanismi di premialità tali da favorire in ogni modo il concessionario uscente. Il periodo transitorio prima dell'applicazione delle gare sarà piuttosto breve, non più di 10-15 anni. Il governo appronta una legge delega da approvare entro la prossima settimana, entro cioè il 14 luglio, il giorno della sentenza della Corte di Giustizia Europea che dovrebbe bocciare le proroghe concesse al 2020. Nelle prossime ore il governo incontrerà le parti sociali. Nella giornata di giovedì i sindacati dei balneari, con una folta delegazione dalla Versilia, saranno a Roma, dove il ministro degli affari regionali Enrico Costa illustrerà nei dettagli i contenuti della riforma. In questo inizio di stagione, come già negli anni passati, sotto l'obiettivo delle forze dell'ordine, l'abusivismo commerciale in spiaggia con i ripetuti blitz a Pietrasanta e Lido di Camaiore alla ricerca dei cosiddetti mercatini abusivi che vengono puntualmente colpiti dalle polizie municipali. Sentiamo il nostro servizio. La campagna tolleranza zero dell'amministrazione comunale di Pietrasanta nei confronti dei venditori abusivi continuerà per tutta l'estate con l'obiettivo dichiarato di contrastare e scoraggiare il fenomeno della vendita illegale di merce con il marchio contraffatto. L'attività iniziata sabato con il primo maxi sequestro e i primi sgombri dei mercatini sulle spiagge di Tonfano, Fiumetto e Motrone sta dando i primi risultati. Ogni giorno effettueremo controlli di routine nel nostro litorale, spiega l'assessore alla Polizia Municipale di Pietrasanta. Non abbasseremo la guardia e l'intensità nei confronti di un fenomeno per troppo tempo tollerato. Il commercio abusivo è fuori dubbio che metta in difficoltà le imprese serie e regolari, danneggiando l'immagine del territorio. Ci sono delle regole da rispettare e vendere abusivamente in spiaggia o in qualsiasi altro posto è illegale. Se i mercatini sono spariti nel territorio di Pietrasanta, sono apparsi, come testimoniano le immagini, stamani alla foce della Fossa dell'Abate, in territorio di Reggino e di Lido di Camaiore.
Abbiamo sequestrato parecchia merce, molta contraffatta di marchi nazionali e esteri di importanza anche economica sul mercato, e quindi siamo soddisfatti. Bella azione, non molliamo perché questo è un effetto che non possiamo mollare, dobbiamo essere lì presenti e noi continueremo a essere presenti. Anche negli ultimi due giorni è stata tantissima la merce sequestrata dalla Polizia Municipale a Pietrasanta in forma associata con Seravezza e Stazzema ai venditori abusivi tra la spiaggia e le strade cittadine. E proprio al tema della vigilanza commerciale in materia di contraffazione e tutela del consumatore sono state dedicate alcune settimane fa due giornate di formazione professionale rivolta agli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale della Toscana. Occhi puntati da parte della Capitaneria di Porto anche sul fenomeno della pesca illegale e anche sulla sicurezza in mare. Un uomo che andava in mare con la moto d'acqua, pensate, è stato multato dalla Guardia Costiera perché si trovava in zona balneabile. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Con l'avvio della stagione balneare, la Capitaneria di Porto di Viareggio ha intensificato i controlli in mare e sulle spiagge per garantire ai bagnanti una balneazione protetta, oltre che sicurezza della navigazione per le imbarcazioni da diporto e tutela del consumatore finale lungo la filiera della pesca. Nei giorni scorsi sono stati posti sotto sequestro in alcuni ristoranti della costa diversi chilogrammi di arselle con relativa applicazione della multa per violazione dei regolamenti in materia di tracciabilità. Sono anche iniziati i controlli negli stabilimenti balneari versiliesi per il rispetto dell'ordinanza della Capitaneria. Già ieri pomeriggio il conducente di una moto d'acqua è stato sanzionato nei pressi del molo di Viareggio con due verbali per complessivi 272 euro per aver navigato compiendo strane evoluzioni con la moto d'acqua tra i bagnanti a meno di 300 metri dal litorale. In questo periodo abbiamo gli uomini, pochi uomini negli uffici e parecchi uomini sul mare, perché questo è quello che ritengo giusto sia il momento opportuno per farlo. Stiamo facendo tutta una serie di controlli agli stabilimenti balneari. Il nostro scopo è quello di far arrivare veramente tutti gli stabilimenti a avere tutte le dotazioni a posto e a fare in modo che anche gli utenti del mare possano avere un'estate tranquilla. Sono giorni di super lavoro per gli uomini in divisa bianca che in collaborazione con le polizie municipali costiere lottano contro il commercio abusivo con marchio di fabbrica contraffatto. Una serie di verbali sono stati fatti, più che altro per dotazioni di salvataggio non a norma, e poi c'è stata questa operazione che abbiamo fatto ieri mattina dove si è trovato questo bar abusivo sulla spiaggia, all'inizio della spiaggia della Lecciona. Per qualsiasi emergenza in mare la Capitaneria ricorda di contattare il numero blu 1530, gratuito da cellulare e da telefono fisso. A Forte dei Marmi, operazione congiunta martedì pomeriggio tra la Polizia di Stato e la Municipale per sgomberare piazza Etterbeck dai bivacchi di cittadini extracomunitari. Nell'intervento sono state allontanate diverse persone che stazionavano all'interno e nei pressi della piazza. Non sono state riscontrate criticità alimentari relative all'igiene, come invece era successo in passato. I controlli, ha ribadito l'assessore alla Polizia Municipale Alessio Felici, proseguiranno anche nei prossimi giorni durante tutta la stagione turistica. Parliamo adesso di Movida, la notte in Versilia ma in sicurezza, e questo è l'obiettivo del bus by night, Versilia by night, che torna anche in questa stagione. Sentiamo i dettagli. Movida sì, ma in sicurezza. È questo il motivo ispiratore principale del servizio Versilia by night presentato stamani a Viareggio e realizzato dalla provincia e dalla compagnia Toscana Trasporti. L'iniziativa torna anche quest'anno a partire dal sabato prossimo 9 luglio per terminare il 21 agosto. Il servizio è operativo lungo la costa versiliese, dalla marina di Torre del Lago a Forte dei Marmi e viceversa, a favore dei protagonisti del divertimento giovanile notturno. Inizio alle 20:15, termine delle corse alle 6 del mattino. La frequenza è oraria e il prezzo del biglietto, andata e ritorno, è di 3,50 euro. E questo è il miglior modo per un giovane per godersi una serata spensierata nei locali del divertimento senza doversi preoccupare degli spostamenti con l'auto, ha detto il consigliere provinciale Bonturi. Ma il servizio, che inizia sabato sera, in realtà si è dimostrato una piacevole opportunità anche per gli adulti, come conferma la presidente di Vaibus. Il successo dell'iniziativa negli anni testimonia che questo servizio, che rappresenta un moderno servizio di TPL, può essere agevolmente usato anche dagli adulti, semplicemente per andare a cena fuori o per prendersi un gelato dopo cena o per spostarsi
lungo il litorale senza lo stress delle auto e del parcheggio. Questo ormai è un servizio storicizzato, quindi i risultati sono ottimi, tant'è che poi il CTT, l'azienda di cui Vaibus è semplicemente il pezzetto che svolge il servizio su Lucca, l'ha ripetuto anche sul litorale pisano per trasportare i passeggeri che vanno al mare. Via il titolo di Cavaliere del Lavoro a Mauro Moretti, ex numero 1 amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, oggi a capo di Finmeccanica, è quanto chiede la mozione presentata in Consiglio regionale dal Movimento 5 Stelle, che oggi è stata approvata con voto unanime. La Giunta regionale toscana si impegna a segnalare al governo Renzi l'opportunità di revocare il titolo di Cavaliere del Lavoro a Mauro Moretti, così si legge nel testo della mozione presentata dai grillini, accogliendo la posizione dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 2009. Sostenere con questa mozione la necessità di revocare questo titolo a Moretti è il commento invece del consigliere regionale lucchese Stefano Baccelli, Partito Democratico, vuol dire per il PD ristabilire la giusta coerenza istituzionale. Il riferimento è ovviamente alle posizioni assunte nel tempo dal partito quando è stato conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro a Moretti, e dunque queste sono le prese di posizione sulla notizia. La cultura adesso con il premio di poesia Carducci, intitolato al premio Nobel nato a Pietrasanta, c'è la terna dei vincitori, è stata annunciata in queste ore, sentiamo. Daniel Gorré con 40 citazioni per Anselmo Secos, Maddalena Lott con Verticale e Vivian Lamarck con Madre d'Inverno. Ecco i tre finalisti della 60ª edizione del premio nazionale Carducci. È stata ufficializzata infatti dalla giuria del prestigioso premio promosso dal comune di Pietrasanta la terna dei poeti che il prossimo 27 luglio, nella cornice suggestiva del centro storico e di Piazza Duomo, saranno protagonisti della serata finale del concorso intitolato al premio Nobel per la letteratura. I tre finalisti sono usciti da una rosa di 105 libri, un vero e proprio record per il premio. L'intenzione è di mescolare varie arti in modo che appunto la poesia diventi un argomento più accattivante e che il bellissimo scenario di Piazza Duomo a Pietrasanta si trasformi praticamente in uno splendido salotto letterario in cui il canto lirico, la poesia, la recitazione e le coreografie danzate si mescolano per creare qualcosa di assolutamente coinvolgente ed emozionante. Tra le novità più attese c'è proprio la cerimonia finale in Piazza Duomo, una serata evento tra canto, danza e poesia. Uno spettacolo unico per tutti, assicurano gli organizzatori, attraverso la lirica, le coreografie e le letture dei testi. Il calcio per la pagina sportiva, al torneo delle contrade di Querceta con l'altra semifinale che si è delineata, Cervia e Leondoro, biancocelesti, che hanno battuto il ponte ai playoff. Vediamo il servizio. La Cervia strapazza il ponte con un secco 4-1 e vola alle semifinali dove incontrerà i campioni in carica del Leondoro. Nella seconda gara di playoff le due contrade scendono in campo determinate ad andare oltre il pari per 1-1 dell'ultimo turno del girone. A sbloccare il risultato è la Cervia con Soldani che segna il gol del vantaggio al 33esimo. 7 minuti più tardi il ponte sigla il pareggio con la rete di Balloni. Il pari avrebbe consegnato il passaggio in semifinale al ponte, ma nella ripresa la Cervia riprende in mano la partita. Il gol del vantaggio arriva al 63esimo minuto grazie ad Alberti, uomo partita dei biancocelesti, che al 76esimo trova la doppietta siglando il 3-1. Prima dello scadere all'87esimo c'è tempo anche per un gol di Bascherini che chiude i conti sul 4-1. Per i biancocelesti adesso si pensa alla semifinale contro il Leondoro. Sfidare con il Leondoro è una partita difficile perché il Leondoro è una buona squadra, un grandissimo gruppo, però noi cercheremo di mettercela tutta e cercheremo di dare il massimo per andare a questa finale che l'anno scorso purtroppo ci è sfuggita. Delineato così il quadro delle semifinali del 45esimo torneo delle contrade di Querceta. Lunedì 11 allo stadio Buon Riposo la prima gara tra Ranocchio e Quercia e martedì sera la seconda semifinale tra Leondoro e Cervia, finalissima fissata per sabato 16 luglio.
L'occhio su pista adesso con una clamorosa notizia appena arrivata in redazione per quanto riguarda il campionato di Serie A1. Il Matera non sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato nel mese di ottobre. L'ha comunicato la Federazione Italiana Hockey su Pista al termine della verifica sulle iscrizioni dei 14 club aventi diritto. Il Matera, storica formazione che quest'anno è stata tra le prime in campionato, a quanto scritto nel comunicato stesso della società, non ha presentato la domanda di iscrizione. E poi ci sono anche novità per quanto riguarda la Serie A2, con due addii, quello presentato dal Castiglione e dalla squadra ASH Viareggio, formazione viareggina che ha scelto di lasciare la Serie A2 e di preferire la Serie B. E a questo punto potrebbe entrare in ballo un'altra formazione versiliese di hockey su pista, la seconda squadra del Fortene Marmi. Infatti serviranno tre ripescaggi, fa sapere la Federazione Hockey, per poter comporre campionati di Serie A2 a 12 squadre. Fra queste, tra le prime tre, ci sono Eboli, Prato e appunto Fortene Marmi, che dovrà far sapere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se intende iscrivere questa seconda squadra al campionato di Serie B. E ovviamente attenderemo i dettagli nelle prossime ore. Veniamo adesso allo sport su spiaggia di questi ultimi giorni, il beach tennis, perché Viareggio è stato teatro dei campionati under per quanto riguarda i livelli nazionali e grande presenza anche di atleti viareggini. Ne parla con soddisfazione la società Viareggio Versilia Beach Tennis. Vediamo il nostro servizio. Dopo l'inverno indoor per il beach tennis al centro polo di Viareggio è iniziata l'attività estiva e per la Viareggio Versilia Team ovviamente sono arrivati i risultati con i campionati italiani giovanili che si sono svolti sugli arenili del Bagno Vittorio Veneto, sulla Marina di Levante in Darsena. I ragazzi della scuola di Silvia Stolari hanno ottenuto risultati abbastanza importanti, due scudetti femminili e un terzo posto nel doppio misto. Soddisfazione quindi per Silvia Stolari, che ancora una volta ha visto premiato il lavoro non solo suo ma anche dei suoi preziosi collaboratori che hanno in qualche modo costituito questa nuova disciplina sportiva in città. Io sono arrivata qua 4 anni fa e non c'era tutto questo movimento, quindi grazie all'impegno, grazie al presidente, ai tre presidenti Stefano Bartoli, Maurizio Croci e Franco Cerri, ci stiamo organizzando proprio per allestire una scuola ancora più grande. Abbiamo 100-150 persone a scuola, più di 200 tesserati, e abbiamo preso proprio il premio l'altra settimana dalla Federazione Italiana Tennis come miglior scuola in Italia a livello di under. Prossimi appuntamenti, cerchiamo di andare numerosi ai mondiali che verranno svolti a Cervia, nella cornice di Cervia, e quindi al Bagno Delfino dal 5 al 7 agosto, anche lì categoria under fino agli open assoluti. Ci fermiamo per una pausa, ma l'informazione prosegue, rimanete con noi.